Sta per arrivare nei negozi la nuova Fujifilm X-T5. Da un punto di vista puramente del nome, sembrerebbe l'erede della X-T4, per come me la immagino io invece è più l'erede della X-T3. Segna, se vuoi, un ritorno al passato di Fujifilm. È una macchina con in testa il fotografo prima del videomaker. È comunque in qualche modo una macchina ibrida, ma ha le sue caratteristiche peculiari e secondo me potrebbe diventare ben presto il sogno di tanti fotografi. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Finalmente ho potuto provare la nuova Fujifilm X-T5. È una macchina che dall'istante in cui ho visto le prime indiscrezioni mi ha subito ricordato quelle con cui ho iniziato a fotografare, e ti sto parlando di metà anni 80. Non perché manchi di tecnologia, ma per il modo in cui puoi interagire con questa macchina, per il cosiddetto gesto fotografico. Fujifilm mi ha invitato qui a Milano a provarla, ha provveduto alle mie spese di viaggio, non sono stato pagato e non ho ricevuto alcuna indicazione sui contenuti di questo video che, fra le altre cose, nessuno ha visto prima di essere pubblicato. Prima di vedere le caratteristiche di questa nuova Fujifilm X-T5, voglio ricordarti che nella descrizione qui sotto trovi tanti link che ti permettono di risparmiare e di aiutarmi nel mio lavoro. In particolare ti segnalo il link al mio canale Telegram. Si sta avvicinando il Black Friday e proprio su questo canale Telegram pubblico le migliori offerte tanto di fotografia che di videomaking. Sono offerte selezionate a mano da me, nelle quali trovi risparmi garantiti. Ed ecco la nostra macchina, ti racconto brevemente le caratteristiche principali. Già prendendola in mano per la prima volta è decisamente più piccola della X-T4, non ti dico rispetto all'XH2 o all'H2S, è molto molto più piccola. A me sembra grande quanto una X-T3, ma nella realtà, guardando le specifiche, è leggermente più spessa, una cosa che tutto sommato non si nota. L'impugnatura è bella profonda, ti direi comoda, le dita vanno al loro posto. La macchina ha la classica impostazione Fuji, ti dico classica nel senso che è quella che ha reso famosa Fuji per questo approccio, con il selettore dei tempi, degli ISO, il diaframma sull'obiettivo e la possibilità di impostare la compensazione dell'esposizione direttamente con un selettore. Questo era il modo di operare che avevano le macchine dei tempi in cui io ho iniziato a fotografare. La differenza qual è? Che adesso ciascuna di queste ghiere ha una posizione A che ti permette di impostare in automatico quel determinato parametro. Se vuoi utilizzare la macchina a priorità dei diaframmi, lasci tutto su A tranne il diaframma che andrai ad impostare a mano, e la macchina regolerà di conseguenza ISO e tempo. Puoi ovviamente impostare gli ISO manualmente e la macchina compenserà col tempo, oppure impostare tutto manualmente. La cosa è estremamente veloce, estremamente intuitiva e soprattutto ti permette di capire le impostazioni della macchina guardando semplicemente questi selettori. Non devi guardare il display posteriore, non devi guardare nel viewfinder, è tutto immediato. Nell'istante in cui porti la macchina all'occhio già sai come è configurata, perché vedi, nell'istante in cui la avvicini già hai dato un'occhiata alle impostazioni e puoi ritoccarle al volo. L'autofocus della X-T5 è quello della XH2 e della XH2S, con tutte le innovazioni, il riconoscimento dei soggetti, il tracking intelligente. Abbiamo una comoda ghiera per impostare la modalità di scatto. Bisogna farci un po' d'attenzione perché quando la vai a spostare si tende ad interferire un po' con quella degli ISO. Se hai gli ISO bloccati non ci sono problemi, se gli ISO sono liberi, quando vai a toccare questa è facile spostare anche gli ISO che si trovano sopra, non un particolare problema. I due selettori ora hanno il click e di conseguenza puoi personalizzare l'azione svolta dal click, oltre ovviamente a quella svolta dal selettore stesso, tenendo presente che hai già i tre selettori dedicati sul corpo macchina a ISO, tempo e compensazione, nonché la ghiera del diaframma. Dunque con questi selettori puoi fare delle cose, se vuoi, un po' più stravaganti, come cambiare il bilanciamento del bianco o per esempio la simulazione di pellicola. Simulazione di pellicola che sono tutte presenti in questa X-T4, comprese le più nuove come la Classic NEG, che è la prima volta che approda su un apparecchio della serie X-T.
La batteria è quella della XT4, abbiamo uno slot per le schede SD e qui viene fuori quello che Fuji ha fatto per racchiudere in un corpo così piccolo tante caratteristiche importanti che derivano dai modelli XH2 e XH2S. Sia gli slot per le sole schede SD, sia le migliori dimensioni fanno sì che questa macchina abbia prestazioni sia per quanto riguarda la raffica, sia per quello che riguarda il video, che sono più conservative di quelle della XH2, nonostante il sensore e il motore di sviluppo siano esattamente gli stessi, così come lo stabilizzatore e l'autofocus. Dunque, tutti questi componenti ereditati dal modello XH2 posti in questo corpo più piccolo e con delle schede di prestazioni inferiori portano ad una diminuzione della velocità, e questo in fotografia implica un buffer che ti permette sequenze di scatto continue più brevi, e nel video limita alcuni formati così come il tempo di registrazione. È una macchina progettata per la fotografia, lo capisci anche dallo schermo posteriore che ha di nuovo il meccanismo classico di Fujifilm con la sua inclinazione anche per le foto in verticale, ma non è quello che si ribalta frontalmente. Se fai video, specialmente se devi riprenderti da solo come sto facendo io in questo momento, è ovvio che con questo tipo di schermo avrai poca fortuna. Se però hai bisogno di utilizzare prevalentemente la macchina per fotografia e solo saltuariamente o comunque per esigenze non così gravose nel video, questa macchina fa esattamente tutto quello di cui hai bisogno. Ti dicevo dello schermo per scattare in verticale. Nello scatto in verticale questa macchina non ha un'impugnatura che ti permette di avere un secondo pulsante di scatto, così come non è prevista come accessorio. È una scelta sia per differenziarla dagli altri modelli, sia per mantenere il tutto così compatto. Montato sulla macchina vedi anche il nuovo 35F28 macro, mette a fuoco praticamente a un centimetro dalla lente frontale, gran bell'obiettivo, molto divertente. Ora non mi voglio dilungare particolarmente su queste caratteristiche, voglio provare la macchina e poi ti racconto le mie impressioni d'uso. E come va questa XT5 per fare vlog? Adesso la stai vedendo con il 16.1.4 nella modalità 4K HQ, quindi quella che fa il downsampling, che chiaramente comporta un certo crop. La stai vedendo alla distanza del braccio teso. Ovviamente io non ho la più pallida idea di quello che sto registrando perché non c'è uno schermo per vederlo. Sono trovato, dunque, la macchina mi piace tantissimo, mi piace molto l'interfaccia, ma questo insomma era scontato. Mi sono sempre trovato bene con questo approccio di Fuji e non sarà certo la XT5 a fare eccezione. Ho girato un po' di video, certo con quello che riuscivo a vedere qua nello schermo l'autofocus nel video non mi ha convinto del tutto. In fotografia, se ci fai la pratica, quindi sai, venendo da Sony ci sono metafore un po' diverse per attivare le varie funzioni, per cui la manualità non ce l'ho ancora, però posso dirti che la sensazione che ho avuto con questa XT5 è presso a poco la stessa che ho avuto con l'XH2S, che ho provato a suo tempo, ti linko il video nella descrizione e nella card, ed è un'ottima impressione. L'autofocus va bene, il tracking è efficace, quando aggancia il soggetto cerca di mantenerlo. Non siamo a livelli di top assoluto, però è una macchina che non è che se la cavi bene, se la cava benissimo in situazioni anche impegnative. La velocità con la SD card che ho utilizzato non è mai stata un problema. Certo è che se fai delle raffiche particolarmente lunghe, poi il tempo di svuotamento del buffer inizia a diventare bello impegnativo. Le cose che non mi sono piaciute tante sono questo pulsante qui davanti, che chiaramente puoi personalizzare, però finisci con premerlo
continuamente senza alcuna volontà, perché quando tieni la macchina in mano magari a questa maniera o interagendo con i vari comandi, si trova proprio qua sotto all'indice o sotto al medio, eventualmente, insomma, se stai scattando. Mi è capitato di premerlo tante volte senza volerlo. Stesso discorso per il selettore degli ISO quando vai a cambiare la modalità di scatto, ma questo è sufficiente bloccarlo, non succede assolutamente nulla. Per il resto, gran bella macchina, mi è piaciuto tanto il nuovo 3528, mette a fuoco praticamente attaccato alla lente frontale, è piccolo, è compatto, a vedere le immagini mi sembra che abbia un'ottima nitidezza. Stesso discorso per questo 56 1.2, va benissimo, è certo bello impegnativo, ma insomma stiamo parlando di un 85 F1.7, se lo rapporti a F1.8, se lo rapporti a full frame, quindi un'ottica bella impegnativa, e anche questo un autofocus veloce, silenzioso, preciso, accoppiato con la velocità di questa macchina, assolutamente un bell'obiettivo. Mi è piaciuto lo schermo, è comodo anche quando devi scattare in verticale, anche quando non vuoi farti notare, lo metti a questa maniera qui e scatti tranquillo senza alcun problema. Lo stesso per le operazioni in orizzontale, io non ho scattato niente sopra la testa, ma insomma ecco qua, non ci sono problemi neanche in quest'altra maniera. Il viewfinder fa il suo mestiere, insomma questa macchina mi è piaciuta. A chi è adatta? Io penso che sia un apparecchio eccellente se per te la fotografia è prioritaria. Se le due cose sono 50 e 50, intendo fotografia e video, o se il video è la tua attività prevalente, sicuramente puoi guardare altrove e trovare di meglio anche ad una cifra eventualmente inferiore. E stesso discorso senza guardare verso altri brand, anche soltanto guardando in casa Fuji. È chiaro che XH2S e XH2, che ti ricordo condivide lo stesso sensore e diverse altre cose come abbiamo visto prima, con questa XT5 costano di più della XT5, ma ti offrono prestazioni video e in generale di velocità decisamente superiori. Fai paesaggio? Gran bella macchina. Fai ritratto? Fai cerimonie? Gran bella macchina. Ma se fai foto, se devi fare anche video, io ritengo che non sia l'apparecchio ideale per questo lavoro. Chiaramente, per apprezzare questa macchina, per trovarti bene, per esserne felice, devi apprezzare altrettanto il modo con cui la imposti, dunque queste ghiere. È ovvio che hai i selettori, quindi volendola puoi far funzionare come una qualunque altra macchina, ma è evidente che è concepita per funzionare a questa maniera e deve piacerti, altrimenti ci sono ottime alternative tanto in casa Fuji che altrove. Io trovo, nonostante tutto, che la XT4 sia a tutt'oggi una migliore soluzione se devi scattare sia foto che video. Il prezzo è fondamentalmente sovrapponibile, è ovvio che ha una risoluzione più bassa ma anche molto meno rolling shutter, la risoluzione è bassa ma sono comunque 26 megapixel che vanno più che bene, dunque credo che se la tua esigenza è aggiornarti dalla XT4 devi farlo consapevole di quello che stai facendo. Stai guadagnando risoluzione, stai guadagnando un sistema autofocus davvero efficace, ma stai perdendo delle funzionalità video e anche in praticità nell'utilizzo per il video. Dunque ci va fatto un buon pensiero. Nella descrizione qui sotto, nel primo commento, ti lascio il link per controllare il prezzo della XT5. Non è ancora disponibile, ma puoi già preordinarla. Nella descrizione e nel primo commento ti lascio anche il link alla mia community, il Video Zappo Fan Club, da dove puoi scaricare alcune delle immagini che ho realizzato con questa macchina per renderti conto coi tuoi occhi della qualità dei 40 megapixel di questo sensore, che ti anticipo, una volta collegato un obiettivo di eccellente qualità come questo 56 F1.2, sono davvero tanti, ma tirano fuori anche davvero tanto dettaglio. Anche con gli obiettivi un po' più anzianotti, in ogni caso, c'è un miglioramento che a me sembra tangibile rispetto ai 26 megapixel del precedente sensore. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di questa filosofia con la fotografia al primo posto
per questa macchina fotografica. Le macchine che fanno propria questa filosofia sono davvero poche e la Fuji X-T5 è una eccellente rappresentante. Ma mi piacerebbe proprio capire cosa ne pensi. Ti sembra una scelta corretta? Sono meglio le classiche macchine completamente ibride? Oppure ha un senso fare questo tipo di apparecchi? Io ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, metti un bel like, condividi, questo video è molto importante per l'algoritmo di YouTube, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.